regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Oggi Music Hall ha l'onore di incontrare Simone Cristicchi, che ha appena suonato a presso la pieve di Sant'Andrea Iseo, uno dei grandi nomi della musica italiana. Ciao Simone. Ciao a tutti. E sei un artista a tutto tondo, come dicevi prima anche al concerto, ti sei occupato di fumetti e ti occupi ovviamente anche di songwriting, teatro e letteratura. Nel 2011 sei stato anche conduttore radiofonico di Radio 2 nel programma Meno Male che c'è Radio 2. Quale relazione ha la tua musica con le altre arti con le quali appunto sei entrato in contatto? Ma la musica per me è stato una sorta di terremoto che mi ha aperto delle strade insospettabili. Ho avuto l'occasione, la fortuna, il privilegio di frequentare, diciamo così, altri percorsi, tra cui quello letterario, quello teatrale e quello anche le arti visive con dei documentari. Quindi in tutto questo c'è al centro comunque sempre la parola, c'è soprattutto la memoria, perché io credo molto nella memoria come uno strumento che ci serve oggi per riuscire a decifrare questo mondo in cui viviamo. Di conseguenza i miei libri, i miei spettacoli e le mie canzoni a un certo punto sono diventate un tutt'uno e si sono trasformate in quello che ho definito un musical civile, cioè una sorta di teatro civile che si sposa con gli ingredienti tipici del musical, la canzone appunto, l'orchestra, il coro, le immagini e tutto questo è finito, è confluito nell'ultimo spettacolo che è il Magazzino 18, che credo che sia per me un punto di arrivo, anche un punto di partenza. Perfetto, e i tuoi testi sono appunto molto densi di significato e hai appena detto che dai molta importanza alla parola. E quale significato ha per te la parola, a maggior ragione nel mondo attuale, che c'è questa continua comunicazione e questo sviluppo anche del social network? La parola ha cambiato in qualche modo il suo ruolo? Sì, diciamo così che nel mondo in cui viviamo siamo sommersi dalle parole, dalle informazioni, quindi io sono sempre, non dico andato controcorrente, però sono sempre partito dai silenzi, da tutte quelle cose che non sono state raccontate, cercando di riempire questi silenzi con dei racconti, con delle parole, con delle testimonianze, con dei suoni. Quindi ovviamente per me la parola è alla base proprio di tutto il mio lavoro. Detto questo, insomma, sì, posso avere dei progetti, degli spettacoli particolarmente impegnati per quello che significa questa parola, questo termine, però mi piace anche, cioè, chi mi conosce, chi conosce bene i miei album, i miei spettacoli, sa benissimo che cerco di mescolare come un alchimista, certo, il lato ironico e il lato più invece emozionante, poetico, esatto, in un unicum che è poi quello che riesco a fare sul palco, che piaccia o no, però sono il frutto di queste due anime, di questa fusione, di questa schizofrenia che porta il mio nome. Hai pubblicato una serie di dischi con l'etichetta Sony e in ogni artista c'è sempre una crescita musicale all'interno della discografia, diciamo. E che ne pensi della tua evoluzione musicale? Consideri ogni disco una fase della tua vita e della tua maturità artistica? Allora sì, diciamo che il primo album, che risale ormai al 2006, io lo definirei un best of. Il best, quello che si pubblica dopo circa 20 anni di un artista, no? Cioè il meglio viene raccolto in un unico disco e nel mio caso, come in quello di tanti altri miei colleghi,
il primo disco è il meglio di quello che si è scritto nei 10 anni di gavetta, di fatica che si è fatta, no? Per arrivare alla pubblicazione di un primo disco. Poi ovviamente ogni disco, come hai detto tu, insomma, ha una sua... si rispecchia nel momento in cui tu lo hai prodotto, lo hai scritto, lo hai inventato. Quindi il secondo, dall'altra parte del cancello, ha questo marchio molto forte di quella che è stato il mio percorso nella memoria del manicomio. Dall'altra parte del cancello è anche il titolo di una canzone di Gaber che parlava appunto dei matti del manicomio. Grand Hotel Cristicchi invece è il mio terzo disco, potremmo definirlo come una sorta di hotel con più stanze, in ogni stanza alberga, abita un personaggio diverso e quindi ogni stanza racconta una storia, per poi approdare a una dimensione più intima dove io ho abbandonato quasi completamente la chitarra per sposare il pianoforte e componendo sul pianoforte sono uscite fuori delle melodie, sono uscite fuori delle canzoni che non avevano alcun bisogno di musica elettronica o di rap per arrivare, ma forse probabilmente l'ascolto della musica degli anni 60 italiana ha influito molto nella realizzazione di queste nuove canzoni. Album di famiglia è quindi un album di fotografie, un po' come lo era l'album precedente, però un album di fotografie molto intime. L'album è stato registrato dentro la mia casa, quindi ha in qualche modo assorbito l'atmosfera della famiglia, e ogni canzone è nata in maniera molto istintiva e credo insomma al momento è il disco che mi rappresenta meglio. Certo, ti abbiamo visto più volte al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, hai calcato quel grande palco già nel 2006 col brano Che Bella Gente, scritto e con la collaborazione di Simona Cipollone. Nel 2007 con Ti Regalerò una Rosa, con il quale hai vinto l'edizione oltre al premio della critica e il premio Radio TV. E nel 2010 ti abbiamo visto nuovamente al Festival con Meno Male e successivamente nel 2013 con Mi Manchi e La Prima Volta Che Sono Morto. Ogni volta deve essere stata una grande emozione. Qual è il ricordo che hai particolarmente nel cuore rispetto a questa esperienza al Festival della Canzone Italiana? Beh, il ricordo, posso dire, più bello è stato vincere il Festival nel 2007, perché capita poche volte nella carriera, veramente. A volte non capita nemmeno. Esatto. E vincere il Festival, ma soprattutto vincerlo con una canzone come quella. Ti Regalerò una Rosa è un pezzo che io ancora oggi quando lo suono sul palco... Fa venire i brividi. Sì, mi emoziona molto perché si porta dietro un bagaglio di emozioni, di brividi, di storie che ho ascoltato con le mie orecchie, e si porta dietro quella sedia gialla sulla quale poi salivo alla fine per mimare quel volo. E il ricordo più bello del festival è quello, anche perché poi successivamente alla vittoria del festival ho acquisito una grande popolarità che mi ha permesso a sua volta di inventarmi un percorso, come dire, folle, no? che non avesse dei paletti. E infatti da lì in poi insomma ho cominciato a frequentare il teatro, ho cominciato a occuparmi di musica popolare, ho pubblicato un nuovo documentario, insomma se non avessi avuto quella vittoria, quella popolarità probabilmente avrei faticato molto di più. Certo. Per realizzare gli stessi progetti. E oggi posso dire grazie a quel Sanremo, grazie a quella canzone, di vivere ancora oggi, dopo tanti anni, di questo meraviglioso mestiere. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. Una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa. Una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
Mi chiamo Antonio e sono matto. Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia è che sono rimasto solo. Prendete un telescopio, misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro. Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ti capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia da prima elementare, e ti stupisci che io provi ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo, perché Antonio sa volare. Parlando appunto della canzone, e appunto dicevamo che è un brano molto toccante, e mi piacerebbe analizzarlo con te da un punto di vista proprio musicale. L'intro si apre con un mi minore, se non sbaglio, che presenta al canto un mi che fa il salto d'ottava discendente, seguito poi da un arpeggio che risale per terminare nella nota di partenza. E questa struttura segue poi con la settima, poi con la sesta, e nuovamente poi la triade che passa al quarto grado, e poi col sesto, e termina poi con la cadenza perfetta del quinto primo del si7 sul mi minore. E hai scelto anche quindi una tonalità minore per descrivere tutte le emozioni di ciò che era drammatico e di ciò che era appunto anche triste. E mi ha colpito particolarmente la scelta di iniziare subito dopo l'intro, solo dopo un giro, subito col ritornello, quindi hai già dato tutto all'inizio. Era una cosa pensata, come è nato il pezzo? Se posso dire, c'è una cosa che mi caratterizza nel mio repertorio, è proprio questa, cioè lo scomporre la struttura della canzone. Ci sono altri brani che cominciano con il ritornello e poi proseguono con la prima strofa per poi ricantare la seconda volta il ritornello. E probabilmente, non so, è una mia firma, sì, il mio stile, una firma. E ti regalerò una rosa è uno dei pezzi che ho scritto con maggiore velocità, diciamo, in 40 minuti sono riuscito a scrivere questo brano. Soli. Soltanto, sì, perché probabilmente mi serviva questo pezzo per scaricare tutte le emozioni che avevo vissuto in questo viaggio negli ex manicomi.
Quindi quando mi sono trovato a scrivere il brano che doveva chiudere questo documentario dall'altra parte del cancello, che prima era un documentario e poi è diventato un disco, è uscito fuori proprio una valanga di parole, di rime, di immagini che si sono trasformate nella canzone. Io ancora oggi non so spiegare come succeda che un artista possa fare una cosa del genere, non so, probabilmente non so, è una sorta spontanea. Sì, una magia che accade poche volte, credo, nella carriera di un artista. Però posso dire, insomma, che oggi non cambierei nemmeno una virgola di questo brano e continuo a farlo così, insomma. Ok. Sei solito scrivere prima i testi o le melodie? Io parto spesso dai titoli. Dal titolo, sì, è strano. Dal titolo della canzone. Cioè, secondo me nel titolo si deve già racchiudere la storia, tutto quello che vai a raccontare. L'ultimo valzer, per dire, che è una storia, un racconto, una canzone che parla di un amore nato all'interno di una casa di riposo, di un ospizio, o studentessa universitaria, non so, un altro. Già nel titolo tu capisci cosa vado a raccontare, no? E quindi parto spesso dal titolo, da qualche immagine folgorante che mi colpisce e che poi mi vado ad appuntare o mi ricordo, insomma. E quindi dopo scrivi melodie. E dopo sì, nasce, a volte con grande fatica la canzone nasce, a volte invece con grande fluidità, con grande leggerezza. Ricordi la corriera che passava lenta sotto il sole arroventato di Sicilia e fichi d'India che crescevano disordinati ai bordi delle strade, lucertole impazzite, le poche case. Ripensi a quel profumo dolce di paese, pane caldo, i pomeriggi torridi, la piazza, la domenica, il mare sconfinato che si spalancava dal terrazzo della tua camera da letto. Ripensi alle salite in bicicletta per raggiungere il cadavere di una capretta, il tabernacolo della Madonna in cima alla montagna, che emozione, tutte le candele accese di un paese in processione, gocce di sudore sulla fronte, odore di sapone, di marsiglia, di lenzuola fresche per l'estate, gli occhi neri di una donna ferma sulle scale, gli occhi di tua madre, studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei già china sulla scrivania e la sera ti ritrovi a pensare al soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Studentessa chiusa nella metropolitana, devi scendere, la prossima è la tua fermata, sotto braccio libri, fotocopie, appunti, sottolinei, altri di un libretto dove collezioni, voti degli esami, questa vita fatta di lezioni, professori assenti, file chilometriche per fare i documenti, prendere un bel 30 per sentirsi più felici, sì, ma solo e senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano in facoltà di economia, Fabiana e Sara lettere, indirizzo archeologia, poi c'è Concetta, sta a Perugia e studia da veterinaria, giurisprudenza invece la fa Ilaria e Marco spaccia, cocaina un giorno lo metteranno dentro, il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo dando il resto dalla cassa di un supermercato in centro. Studentessa universitaria, triste e solitaria, nella tua stanzetta umida. Ripassi bene la lezione di filosofia e la mattina sei già china sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto, i soldi per pagare l'affitto te li manda papà. Studentessa universitaria, sfiori la tua pancia, dentro c'è una bella novità che a primavera nascerà per farti compagnia. La vita non è dentro un libro di filosofia e la sera ti ritrovi a pensare al futuro e ti sembra più vicina la tua serenità. Provinciale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui.
Io se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo ma probabilmente era un venerdì. Le pasticche per il cuore, per la tosse e raffreddore, niente dolci col diabete, le pantofole imbottite. Senza tante discussioni ora vivo qui in via dai coglioni. Dentro la mia stanza sopra il comodino accanto al lavandino immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di sospiri abbandonati di notte dal mio vicino. E poi scala, briscola e scopone, partite a bocce se c'è sole, se piove passi le giornate incollato alla televisione. Per fortuna una bellissima signora è proprio qui accanto a me. Le dispiace se solo stasera ci diamo del tu, se balliamo abbracciati fin quando non ce la fa più. Su questa musica di tanto tempo fa il cuore batte più forte, nel petto saranno i bypass. Ogni nota accarezza le rughe della nostra età. Posto non si sta poi così male, dopo cena ci hanno dato pure un pezzettino di panettone. Mario ha la padella piena, Ferdinando tocca il culo all'infermiera, Aldo era un vecchio partigiano e se n'è andato ieri sera. E tu prendimi per scemo, ma io sono vivo e tremo, alza l'apparecchio per sentirmi, sto per dirti che ti amo. A quest'ora tutti dormono, solo io e lei ci siamo svegliati. Le dispiace se solo stasera la chiamo Lucia, se la prendo per mano e proviamo ad andarcene via. E già mi immagino quando la sposerò, e faremo la lista di nozze in una farmacia. Mi conceda quest'ultimo valzer, signora Lucia. Periodo storico della seconda guerra mondiale, come anche prima al concerto hai parlato. Con mio nonno è morto in guerra, hai messo in scena 14 storie di piccoli eroi quotidiani e è uscito anche un libro edito dalla Mondadori, e tieni vivo quindi il ricordo di questa tragedia e cerchi quindi di tenere questa memoria nella mente dei giovani. Pensi che si dovrebbe pensare di più al passato? Ma guarda, secondo me il passato per noi può essere uno strumento, semplicissimo. Uno strumento per capire cosa è successo prima che noi venissimo al mondo
e questo qualcosa può insegnarci a decifrare, a sviscerare quello che è il nostro presente. Detto questo, le mie ricerche nel campo della memoria, del ricordo, sono sempre molto mirate all'emotività, all'emozione dell'uomo. Quindi sì, hanno un valore didattico le mie ricerche, i miei racconti, i miei spettacoli, ma mettono al centro soprattutto l'emozione, che l'emozione è qualcosa che non ha età, che non ha un periodo storico di riferimento. Ovviamente noi non siamo un popolo in guerra in questo momento, però in un certo senso viviamo una guerra interiore. Viviamo una guerra di comunità, perché siamo spinti sempre di più verso un individualismo che ci chiude verso l'altro e genera delle guerre. La famosa guerra tra poveri che si sta verificando ora, no? È comunque una guerra. E la storia della Seconda Guerra Mondiale che cosa ci insegna? Ci insegna che nei momenti più brutti, più bui, l'uomo riesce a tirare fuori la verità del suo animo. E la verità dell'animo dell'uomo è buona, è una verità che fa del bene, che è solidale con gli altri. Quindi probabilmente se c'è un senso e un insegnamento in questi ricordi che io vado poi a raccogliere, perché io sono soltanto un tramite, non mi reputo un autore in quel senso, io raccolgo le storie, le scrivo in modo che gli altri le possano comprendere. Però se c'è un vero senso è quello di generare una coscienza civile in chi ascolta quelle storie. Per non dimenticarle. Per non dimenticarle e per fare in modo che tutto quello che è avvenuto non possa avvenire mai più. Come appunto insegna la storia, o così dovrebbe insegnare. Puoi darci qualche anticipazione riguardo a prossimi progetti? Sì, io ho in cantiere una tournée lunghissima di Magazzino 18, che è questo mio ultimo lavoro dedicato all'esodo degli istriani, uno spettacolo che ha avuto molta fortuna quest'anno con 52 repliche e più di 35.000 spettatori. E hai avuto il tuo debutto con quello spettacolo il 22 ottobre del 2013. Esatto, a Trieste. E i primi di settembre andrò a presentarlo in America e in Canada. Dopodiché tornerò in Italia e ripartirò proprio da Trieste, da quella città che tanto ha patito, diciamo così, questo evento storico, l'esodo. E quindi Magazzino 18 è al centro di questo mio prossimo anno, del 2015, dove mi prenderò anche il tempo per pensare, per scrivere nuovi progetti, che siano essi teatrali o musicali, perché comunque procedono parallelamente questi due percorsi, quello del teatro e quello della musica, e a me piace farli incontrare in uno spettacolo unico. Esatto. Come hai fatto prima. Esatto, quindi sarò a Brescia il 24 e il 25 febbraio al Teatro Sociale per due repliche e insomma spero che questo percorso duri ancora a lungo e che possa avere l'opportunità di raccontare anche tante altre storie. Sicuramente. Vuoi lasciare un messaggio ai tuoi fan e ai nostri spettatori? Il mio messaggio verso gli spettatori, i telespettatori che ci stanno guardando è: mantenetevi sempre curiosi, abbiate curiosità, andate in fondo nelle cose, non basatevi soltanto sull'apparenza, perché c'è un tesoro nascosto in ognuno di noi e negli altri soprattutto. E noi piccoli minatori amiamo discendere in queste gallerie dell'umanità e riportare alla luce delle storie come se fossero delle gemme preziose. Grazie mille, è stato un grande piacere averti conosciuto e averti sentito prima anche dal live. Grazie a voi. Grazie. Dunque, per un buon finale lo consiglio a tutti, serve un testamento. Aspetta, ho un testamento, non uno così. Testamento quasi spirituale. E c'è, io sono di Roma, sono romano da 10 generazioni, c'è un poeta che mi ha colpito con queste parole, Mauro Marè, uno dei più grandi poeti romaneschi del Novecento, che ha parlato della morte in una maniera sublime.
scrivendo questa poesia brevissima che si intitola appunto Testamento. Mi piacerebbe d'essere seppellito, magari dopo morto, in cima a un colle, senza la cassa, a pelle con le zolle, in pizzo al mare limpido e infinito. E al posto della croce, un alberello che sia piantato sull'istessa terra di limone, così che a primavera, quando il mare è più liscio e brillarello, si spargerà il profumo tutto attorno e vieranno le farfalle con l'ucelli asciugammeli fiori tenerelli e sarò allegro giorno dopo giorno. E allora canterò fior de limone, la vita è un soffio, un mozzico, un sospiro, con la morte diventerà un respiro, un profumo, una brezza, una canzone. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina, il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie, non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale, poi prenotare la chiesa, avvisare i parenti, scrivere il necrologio, qualcuno mi ha tolto il pigiama, infilato il completo, quello del matrimonio. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, mi ero distratto solo un secondo, l'attimo dopo ero già sepolto. La prima volta che sono morto, ho immaginato fosse uno scherzo e mi sentivo piuttosto tranquillo, ma dopo tre giorni non sono risorto. È così che sono finito in quello che chiamano sonno eterno. Non è vero che c'è il paradiso, il purgatorio e nemmeno l'inferno. Sembra più una scuola serale, tipo un corso di aggiornamento, dove si impara ad amare la vita in ogni singolo momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto, l'avete cambiato il mondo? Ah no, nonno, ma se non siamo riusciti manco a cambiare il Presidente della Repubblica. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, oh, mi ero visto un po' pallido, Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto, fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.